Vi faccio vedere una macchina fighissima, la Messerschmitt, non l'avevo mai vista, per quello la voglio far vedere, voglio condividere questa cosa perché è un oggetto straordinario, sembra un po' il microlino, però in realtà è... ah, guarda che meraviglia! Stupenda, è un mix chiaramente tra una moto e una macchina. Con un avion. Bellissima, come un aereo, giustamente, sottolinea il proprietario, è in vendita qui a Padova a 45.000 euro, però è un ferro, è bellissimo, tra l'altro si potrebbe stare in tre un po' strettini qui, due dietro e uno davanti, chiaramente il manubrio è quello della motocicletta, anche i comandi rimangono quelli della motocicletta, anche il tachimetro e gli altri, i contagiri rimangono quelli della bicicletta, il motore è un due tempi 175, bellissimo, della Sax, con chiaramente i comandi, con i pedali, quello lì con la frizione, il freno e l'acceleratore. Mi piace tantissimo perché non solo ha un'idea anche di portabagagli qui nella zona posteriore, ma ha una aerodinamica tutta sua, ricorda un po' il profilo di un aereo, e poi mi piace anche molto, dopo lo faccio vedere, anche come è fatto il carrellino posteriore. Guardate quando si chiude la cupola in vetro, che meraviglia, stupenda, col suo tegge cristallino e anche il finestrino chiaramente che si può aprire a scorrimento. È così un ferro straordinario, è una, guardate che bello anche il carrellino qui nella parte posteriore col ruotino, e chiaramente una possibilità di avere un portabagagli aggiuntivo trainato ovviamente attraverso il suo bel gancio traino, bellissimo, ma veramente bello, mi piace perché è qualcosa di molto particolare, si nota ed è molto carino, fa 75-80 all'ora, è una macchina chiaramente che non ha delle prestazioni assurde, ma è veramente molto bella ed è molto divertente, tipo un microlino però della Messerschmitt, tanta roba, bravi, fighissimo.